Buonasera, effetti online. È proseguito anche nella seduta odierna il rimbalzo del FTSE MIB e per quanto ancora non siano stati superati dei livelli di resistenza significativi, il rialzo ha permesso ai prezzi di allontanarsi dall'area di supporto critica dei 21.000 punti. Vediamo che i massimi di oggi dell'indice italiano a 21.850 circa sono arrivati molto vicini alla media mobile esponenziale a 20 giorni che passa a 21,9 e 15. Se dovessimo vedere il superamento della media nelle prossime sedute, inizio settimana prossima, diverrebbe probabile il proseguimento del rimbalzo verso l'area 22.500 ed eventualmente anche 22.850, dove passa la media mobile esponenziale a 50 giorni. Abbiamo visto una reazione interessante anche da parte del mercato americano. Questo è il grafico del Nasdaq 100 che è arrivato in prossimità della media mobile esponenziale a 50 giorni che passa a 12.240 e anche del massimo del 27 di giugno. La resistenza ancora però non è stata superata, quindi sopra area 12.240 avremo la possibilità di vedere proseguire la fase di rimbalzo. Per adesso resta ancora possibile una evoluzione negativa. Siamo comunque con un tentativo di rimbalzo che, come vedete, ha già superato la linea di tendenza ribassista che parte dal massimo di aprile. Quindi un primo segnale positivo c'è stato. Se venisse superata anche la media 50 giorni, avremo una ulteriore conferma. Se spostiamo l'attenzione sul Dow Jones Industrial, è interessante vedere come i prezzi si siano avvicinati anche in questo caso a una linea di tendenza importante, quella che parte dal massimo di aprile, non l'hanno ancora superata. La linea passa intorno ai 31.650 punti, quindi servirebbe il superamento di quella resistenza per dare un nuovo segnale di forza. Notiamo anche che i minimi di giugno si collocano sul 38,2% di retracement, di tutto il rialzo dai minimi di marzo del 2020. Quindi la discesa che abbiamo visto dai massimi di inizio anno si è arrestata per adesso su una importante area di supporto dalla quale si è sviluppato un rimbalzo. Ovviamente siamo nell'ambito di una struttura ribassista complessa, quindi la fase di rimbalzo che abbiamo visto nelle ultime settimane potrebbe essere anche solo temporanea, però il fatto che il 38,2% retracement per adesso abbia tenuto è un indizio in favore di un tentativo di reazione che potrebbe riportarci anche intorno all'area 34.000. È possibile che, come vi ho detto, la fase di correzione sia complessa, quindi magari quella che abbiamo visto dal massimo di gennaio al minimo di giugno potrebbe essere solo il primo elemento di una fase di ritracciamento, magari potrebbe svilupparsi adesso un elemento intermedio prima di un'ulteriore discesa, ma l'elemento intermedio, che è proporzionale alla fase precedente, potrebbe essere abbastanza ampio. Oggi abbiamo visto una frenata anche dell'euro-dollaro che è voluto arrivare praticamente sulla parità. Sono stati toccati dei minimi di lungo termine a 1 e circa nei confronti dell'euro, appunto. Ma vedete anche che si è disegnata poi questa candela di tipo Hammer, quindi una candela potenzialmente rialzista che ha la base sul limite inferiore del canale decrescente che parte dai minimi di febbraio. Quindi ci sono i presupposti per una reazione che magari potrebbe riportarci in area 1,0330, 1,0340 e con il rimbalzo dell'euro-dollaro potrebbe svilupparsi anche una fase di reazione da parte delle borse. Quindi questa ipotesi di crescita per il mercato azionario è, diciamo, in qualche modo confermata anche dalla buona condizione dell'euro in questo momento. Sarebbe interessante per confermare l'intonazione positiva delle borse vedere il proseguimento del rimbalzo anche da parte del Bitcoin, che come sappiamo si muove in maniera abbastanza correlata rispetto al Nasdaq. Siamo saliti al di sopra della media mobile esponenziale a 20 giorni, che più o meno coincide con i minimi odierni toccati a 21.180. Servirebbe però il superamento anche del lato alto di questo canale, che passa intorno
hai 23.000 punti per scongiurare il rischio che lo stesso canale sia solo una flag correttivo, quindi un intermezzo nell'ambito di una correzione ancora non terminata. Vi ricordo che il flag appunto si sviluppa come un canale con inclinazione contraria a quella del trend dominante. Qui abbiamo visto un ottimo esempio di questo tipo di figura, quindi si sviluppa un canale con una moderata inclinazione che ritraccia una parte della tendenza precedente, alla violazione della base del canale, poi il trend ribassista riprende. Potremmo essere in una situazione simile a quella che avevamo visto tra gennaio e aprile. Se però dovesse realizzarsi il superamento del lato alto di questo canale, avremmo invece un segnale di forza che permetterebbe di sperare nel rialzo di almeno 3.000 dollari circa, perché al superamento del lato alto del canale potremmo proiettare l'ampiezza dello stesso per ottenere un primo target per il rialzo. Quindi tanti temi interessanti e diciamo che di fondo i presupposti per una reazione per il mercato azionario ci sono. L'importante è non diciamo, confondere la prospettiva di un rimbalzo con la prospettiva di una vera e propria inversione di tendenza. Per adesso ci sono segnali in favore di una possibile reazione, non ci sono ancora segnali in favore di un'inversione di trend. Questo è il grafico del nostro FTSE MIB su base settimanale con candele settimanali e è possibile vedere se il grafico si apre che l'ultima settimana è stata caratterizzata da una bella reazione dai minimi. Quindi anche se non si può parlare forse propriamente di candele di tipo Hammer, in ogni caso il rimbalzo è stato evidente e la base della candela settimanale si colloca sui minimi del mese di marzo, quindi siamo arrivati in prossimità di un livello di supporto importante e i prezzi sono riusciti a disegnare una fase di reazione. Se ci fosse settimana prossima il superamento del lato alto di questa candela potenzialmente rialzista, quindi con la rottura di area 21.8 e 40, 21.8 e 50, potremmo sperare in una ulteriore fase di crescita. Sicuramente andrei a guardare con attenzione come prossimo livello di resistenza il 50% di ritracciamento di questa candela, la candela settimanale terminata il 10 di giugno. Diciamo che se dovessimo vedere i prezzi che riescono a lasciarsi alle spalle anche la metà di questa candela, quindi con il superamento di area 23.4, 23.450, potremo assistere ad un ulteriore miglioramento del quadro grafico. Ci sono alcuni titoli che oggi si sono comportati bene sia sul mercato italiano che su quello americano. Se guardiamo il mercato domestico, possiamo parlare ad esempio di Buzzi che ha disegnato una bella candela rialzista. È forse prematuro anche in questo caso parlare di una inversione se andiamo a tracciare la linea di tendenza che parte da questo massimo. Vedete ancora siamo al di sotto della trend line che passa intorno ai 17,85 euro, ma se dovessimo salire anche di sopra di quei livelli, per il motivo che vi ho descritto prima, diciamo parlando del flag, in questo caso si tratterebbe di un flag rialzista e non ribassista, al superamento del lato alto di di questo canale che ha un'inclinazione contraria rispetto alla tendenza precedente, potrebbe esserci effettivamente un bel movimento di rialzo. Se andiamo a guardare l'ampiezza del flag è di circa 2 euro, 2 euro e mezzo, quindi ci sarebbe la possibilità di tornare almeno verso i 20 euro. Attenzione se dovessimo scendere invece nuovamente al di sotto di area 16,50, perché
la impostazione positiva che si è dimostrata nelle ultime ore verrebbe in qualche modo negata. Rimanendo sul mercato domestico, possiamo dare un'occhiata a Prismian. Anche nel caso di Prismian, oggi c'è stata una fase di crescita decisamente estesa. Se andiamo a guardare l'ultima leg ribassista, vedete che i prezzi sono riusciti a scardinare oggi la linea di tendenza che parte dai massimi di inizio giugno. Quindi diciamo che un segnale di forza è già stato inviato dai prezzi e a questo punto diventa probabile il proseguimento del rimbalzo. Ovviamente, essendo la reazione vista con la seduta odierna realizzata in chiusura di settimana, magari è opportuno attendere una conferma, aspettando l'evoluzione nella prima fase della seduta di lunedì, ma se i prezzi dovessero confermarsi al di sopra di area 27 e 20 sarebbe molto probabile un ulteriore movimento di rialzo dell'ampiezza di 2 euro, 2,50 euro. Quindi anche in questo caso avremmo una prospettiva di test almeno di area 29. Se dovessimo rientrare all'interno invece di questo canale ribassista, quindi con la discesa di sotto di area 26 e 20, ci sarebbe, scusatemi, 26 e 70, ci sarebbe il rischio di vedere negato il segnale di forza che il titolo sta cercando di inviare. Diamo un'occhiata anche a Monte Paschi, che nella seduta di venerdì ha messo a segno un bel rimbalzo. Qui è prematuro ipotizzare il proseguimento della fase ascendente. Se andiamo a guardare il grafico ad elementi settimanali, vediamo che comunque c'è stata una reazione abbastanza interessante rispetto alla precedente fase di discesa. Se mettiamo il grafico a candele, comunque già visibile con il grafico a barre, l'ultimo elemento, quindi l'ultima candela settimanale, è un elemento di tipo Hammer. Quando compare questa tipologia di candela, sapete bene che si tratta di un indizio potenzialmente favorevole ad un rimbalzo. Ricordo sempre che la presenza di una candela rialzista non basta per inviare un segnale di forza, serve poi la conferma, che in questo caso verrebbe data dal superamento, e vorrei vedere almeno una chiusura di seduta oltre quei livelli, dei massimi dell'ultima settimana, che sono a 0,53 e 70. Quindi sopra a 0,54 si potrebbe ipotizzare il ritorno, diciamo, in area 0,60 almeno. Poi target successivo sul massimo della candela settimanale della ottava precedente a 0,68, quindi 0,60 e 0,68 sono i prossimi obiettivi in caso di superamento dei massimi di quest'ultima settimana. Ci sono stati movimenti interessanti anche per Buzzi, che è un altro titolo del mercato italiano che volevo andare a guardare. Buzzi, Monte Paschi, Prismian e Danieli. Ok, Danieli è il quarto titolo che avevo in programma di guardare e la reazione è stata sicuramente importante. Se andiamo a guardare il comportamento dei prezzi nei confronti della media mobile esponenziale a 20 giorni, vedete che i massimi dell'ultima seduta sono arrivati proprio in corrispondenza della media. Quindi servirà il superamento settimana prossima, eventualmente di area 20-25, per confermare la possibilità di assistere ad un'ulteriore fase di crescita. Il titolo ha già ritracciato, con il rimbalzo che abbiamo visto dai minimi di marzo, il 61,8% del ribasso dai massimi della fine dello scorso anno. Quindi questa resistenza in area 24
e 50-25 è cruciale, e se i propri prezzi dovessero riuscire a superare appunto i massimi di venerdì nelle prossime sedute, diciamo a partire dalla seduta di lunedì, potrebbe esserci spazio per un ritorno verso le 24:50-25. Poi lì si potrebbe decidere la partita anche per quello che riguarda il medio termine. Lo spazio a disposizione per un'evoluzione positiva, anche oltre, ovviamente, anche oltre l'intraday, però sembra esserci, quindi pur rimanendo in un contesto di correzione per quello che riguarda la tendenza ribassista precedente, direi che la possibilità di mettere in piedi strategie rialziste al superamento dei massimi di venerdì sembrano abbastanza interessanti. Ci sono stati movimenti nelle ultime ore positivi anche su alcuni titoli del mercato italiano. Si tratta di big molto pesanti in termini di rilevanza sul listino. Abbiamo visto infatti dei rialzi importanti sia su Alphabet sia su Amazon e anche su Tesla e anche su Levi-Strauss con la comunicazione degli ultimi dati trimestrali. Il mercato ha disegnato una reazione interessante. Il titolo secondo me è da seguire perché c'è questo potenziale doppio minimo che ovviamente ancora è lontano dall'essere completato, ma se i prezzi dovessero riuscire a salire al di sopra del massimo di inizio giugno a 19,38-19,40, la figura troverebbe conferma e questo è un classico, diciamo, un classico pattern rialzista sul quale si possono ovviamente adottare strategie di acquisto. Le ipotesi operative sono due: o provare a comprare già sui prezzi attuali con uno stop subito al di sotto della base della figura, quindi al di sotto dei $15,50, oppure più prudentemente aspettare la rottura di 19,50 con un target intorno all'area 23,50-24. In quel caso, ovviamente, si rinuncerebbe ad una parte del potenziale profitto operando sul segnale di forza. Ovviamente però il rischio di incorrere in una operazione, diciamo, non di successo diminuirebbe in maniera considerevole. Quindi i più aggressivi possono intervenire già sui prezzi attuali anticipando completamente il doppio minimo, invece i più prudenti magari possono aspettare proprio la rottura di area 19,50. Vi ringrazio l'attenzione, vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì prossimo con il nostro consueto commento giornaliero.